Cristian Invernizzi, a settembre la Lega Nord torna in Parlamento. Il primo obiettivo è che il governo Letta si dimette e si torni al voto. Sì, penso che sia una battaglia neanche tanto difficile, visto che come opposizione non abbiamo nemmeno tanto bisogno di schiacciare il piede sull'acceleratore, perché vedo che già i loro problemi interni tra agibilità politica o meno di Berlusconi e reazioni che questo può causare all'interno del PD, penso che segnino in modo ormai quasi definitivo la fine di un governo la cui attività ovviamente non è che ci ha assolutamente resi contenti, anzi. La Bergamen Fest è anche l'occasione per ritrovarsi, fare il punto della situazione, guardarsi negli occhi e capire quali obiettivi si vuole raggiungere. Sì, ma questo, diciamo, la Bergamen Fest ormai da qualche anno è anche la prima festa in assoluto ma organizzata dalla Lega in tutta la Padania, e da qualche anno ha anche assunto, diciamo, questo significato, cioè si sancisce così la fine della stagione estiva e l'inizio di una attività politica che riprende con forza. Io credo che abbiamo degli obiettivi davanti sicuramente importanti. L'asse, è inutile negarlo, si è spostato da Roma sulle regioni del nord e aspettiamo pertanto l'intervento del segretario federale di domenica prossima, che sicuramente darà la linea. Io mi auguro, perché questo lo si sente parlando con i militanti, che venga proprio lanciata la campagna d'autunno, cioè contro il patto di stabilità, contro le nuove tasse che arriveranno a massacrare ancora i nostri cittadini, una su tutte la Tares, che avrà l'unico compito di ripianare i debiti per quanto riguarda i rifiuti delle regioni del sud, e quindi io penso che adesso ormai le carte sono sul tavolo. Il governo è in fortissima crisi, chissà quando ci saranno le prossime elezioni, ma è questo il momento in cui la Lega deve finalmente, chiuse tutte le partite interne, tutte le menate che in questi mesi ci hanno accompagnato, deve veramente tornare a fare quello che le riesce meglio, cioè la politica per la propria gente. Anche perché il piatto piange, è vuoto e la gente è veramente stanca in questo momento. Sì, la gente è veramente stanca. Abbiamo passato il mese di agosto a leggere su tutti i grandi mass media che la crisi stava finendo, che ormai qualcuno ha detto, vabbè, il presidente Letta che si vedeva la luce in fondo al tunnel. Io penso che sia l'ennesima presa per i fondelli della nostra gente, che anzi alla riapertura delle aziende probabilmente troveranno delle brutte sorprese. Quindi è finito il momento di aspettare la luce in fondo al tunnel, che probabilmente non ci sarà. La crisi morde più di prima e non sono sicuramente i provvedimenti del governo Letta che ci permetteranno di uscire da questo momento.